della BCE o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio, un'assegnazione al fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro. D'altro canto, il reddito da signoraggio percepito dalle banche centrali nazionali sul restante 92% delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali, che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le banche centrali nazionali, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base alle quote di capitale. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la proposta formulata con l'interrogazione non può essere positivamente accolta perché si porrebbe in contrasto con gli accordi sottoscritti con l'Unione Europea. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Scilipoti. Signor Ministro, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con attenzione la sua relazione, però la sua relazione, che è bella da ascoltare, però nei contenuti c'è qualcosa che non quadra. E per parlare in termini semplici, lei sa benissimo, signor Ministro, che la stampa della carta moneta, esempio una carta moneta da 500 euro, ha un costo di 10 centesimi, cioè che è il chiamato costo reale. Il costo commerciale è di 500. La differenza fra 10 centesimi e 500 una volta era dello Stato italiano e della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia era degli italiani e del popolo italiano. Una notte, con la presidenza del Consiglio Amato, è stata privatizzata e conseguenzialmente questa differenza fra il costo reale e il costo commerciale va nelle tasche dei banchieri. Allora io dico, signor Ministro, sono d'accordo con lei. Non vogliamo ripristinare la sovranità monetaria al Paese Italia, ma la sovranità monetaria dovrebbe essere della Comunità Europea. Allora, se questo denaro non dovesse essere degli italiani, per una serie di circostanze che lei in parte ha citato, dovrebbe essere degli europei, del cittadino europeo, cioè dire anche degli italiani. Veda, quando lei parla di signoraggio, lei sa benissimo che il signoraggio è un comportamento altamente scorretto da parte di chi lo applica, perché non fanno altro le banche di prestare soldi che non sono suoi, che sono del popolo italiano, e lo prestano a un tasso di interesse che è fuori dalla norma e non dovrebbe esistere quel tasso di interesse. Concludo, signor Presidente, per quanto riguarda l'ultima riflessione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia deve ritornare agli italiani, perché tornando la Banca d'Italia agli italiani e ripristinando la sovranità monetaria, il popolo italiano non avrebbe più necessità di pagare tasse in continuazione per arricchire i banchieri di questo Paese. Grazie, onorevole Scilipoti. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 ottobre 2012. Ore 8, seguito della discussione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. A seguire, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta. Ecco fatto.